siamo arrivati nel parco archeologico di San Vincenzo Volturno, poco lontano dalle sorgenti del fiume. Proprio grazie all'abbondanza dell'acqua, qui si era costituita, già dall'VIII secolo, una piccola comunità monastica in Cenobio. Era stata un'iniziativa di tre giovani nobili di Benevento. Così raccontano le cronache medievali. Quel che è certo è che il monastero nacque sotto i buoni auspici del Ducato Longobardo di Benevento. Del resto era una costante della politica dei Longobardi affidare la difesa e la protezione delle vie del territorio proprio ai monasteri, spesso fortificati. Ancor più valeva per San Vincenzo, perché queste terre erano di confine con i possedimenti dei Franchi. Ed infatti con il prevalere poi di questi ultimi, il monastero passò poi sotto la diretta protezione di Carlo Magno. Era diventato un grande centro. Agli inizi del IX secolo ospitava 500 monaci e contava ben 9 chiese. Solo di 3 si sono trovati i resti. Ma con la seconda metà del IX secolo, prima un forte terremoto, poi le scorrerie dei Saraceni che terminarono con l'assalto dell'881, in cui furono distrutti la maggior parte degli edifici ed ammazzati i religiosi che vi si trovavano. Occorsero secoli perché l'abbazia fosse ricostruita. Nell'undicesimo secolo, per la minaccia normanna, il Cenobio, con il nome di San Vincenzo Nuovo, venne trasferito sulla più difendibile riva destra del Volturno. Ma fu ancora un terremoto, quello del 1349, che la distrusse quasi completamente. Dopo di allora iniziò la sua decadenza, tanto che nel 1699 passò sotto le dipendenze dell'abbazia di Monte Cassino e lo è tuttora. Gli scavi dell'area archeologica sono iniziati nel secolo scorso e non sono ancora terminati. A questo punto un'occhiata alla pianta ci sta. Siamo entrati nell'area dove indica la freccia. Abbiamo seguito il percorso consigliato da nord a sud e man mano ho messo una didascalia di quel che abbiamo visto. Ora siamo di fronte a quel che resta di San Vincenzo Maggiore. Sono state collocate a terra le basi delle colonne proprio per dimostrare la grandezza di questa chiesa. La cappella di Santa Restituta è una sua appendice. In questa cappella che si è conservata la pavimentazione in opus sectile che abbiamo visto al museo di Venafro e c'è anche un'iscrizione romana riutilizzata, forse recuperata dall'anfiteatro di Venafro. Lasciando la cappella di Santa Restituta e proseguendo arriviamo alle absidi di San Vincenzo Maggiore. Era una grande basilica triabsidata. Troviamo qualche resta di alcuni affreschi, ma in realtà tutta la chiesa era affrescata, come probabilmente lo erano molti locali del monastero. Una particolarità, questa chiesa non era orientata, non aveva l'abside rivolta ad est. Pochi passi ci portano sull'altra sponda del Volturno, dove era stato costruito San Vincenzo Nuovo. Siamo in uno scenografico paesaggio sottolineato dal profilo delle Mainarde. Andiamo a vedere la chiesa di nuova costruzione che ha sostituito l'abbazia del monastero di San Vincenzo Nuovo, costruito tra fine XI e inizio XII secolo, a sua volta distrutta durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. È una moderna costruzione neoromanica non sgradevole. Mi piace l'uso della pietra a vista. Ecco le due navate laterali. In quella di destra sono conservati i reperti della più antica abbazia. Così si presenta in controfacciata. Il Covid ha cambiato le regole, si entra in due ed è quanto di meglio possa capitare, però non si può fotografare. Recupero allora un video di un mio precedente viaggio. Siamo appena entrati nella cripta dell'abate Epifanio. È completamente affrescata, gli affreschi del IX secolo sono ben conservati. Un corteo di Santi Martiri procede sulla parete di fronte all'ingresso. Hanno atteggiamenti nobili, vestono abiti di corte. Così è l'arte bizantina di questo periodo. La pianta a croce greca, non proprio regolare.
La cappella è formata da un lungo corpo trasversale che prende luce da una finestra che si apre alla nostra destra. Al centro la croce greca è formata da un'ampia abside e dalla parte opposta da un piccolo rientro illuminato da una finestrella. E da questo lato la pianta lo indica con le scalette che siamo entrati. Comincio da qui, dall'Annunciazione che si dispone ai lati della finestrella. Giunge di corsa l'angelo, i vestiti si sollevano, viene per dare l'annuncio a Maria. Poi si prosegue nella parete a fianco con una insolita immagine di Maria gravida. Accanto c'è Giuseppe. Scomparsa la Natività, l'episodio si conclude con il bagnetto di Gesù, come descrivono i Vangeli apocrifi. Lungo il corpo trasversale ci sono le tre Marie al sepolcro. E sul soffitto, appena sopra la finestra, si sporge la mano di Dio con l'ovvio richiamo alla luce divina. Ed ora si prosegue sul soffitto, ma dalla parte opposta. È rappresentato il martirio di San Lorenzo, martirizzato sulla graticola. Vicino il martirio di Santo Stefano, lapidato. Sono i protomartiri, sia per il cristianesimo occidentale che per quello orientale. Nella nicchia compare Cristo risorto proprio tra Santo Stefano e San Lorenzo. Cristo è raffigurato come un uomo giovane, senza barba, ha in mano un libro. Vi è scritto: Io sono il Dio di Abramo. Al di sopra della nicchia piange Gerusalemme, volgendo lo sguardo alla crocifissione di Cristo. Cristo sta pronunciando le sue ultime parole, tende le braccia a lui, Maria. Si dispera a San Giovanni, ai piedi c'è l'abate Epifanio, è il nimbo, cioè l'aureola quadrata, vuol dire che è ancora in vita. Ed è proprio questo particolare che fa datare con certezza l'allestimento di questi affreschi. Sulla parete dell'abside ci sono i pellicani, simbolo di Cristo. Appena di sopra ci sono cinque arcangeli, quello centrale in mandorla è ben inteso come Cristo. Gli altri sono i quattro evangelisti, la fonte ispiratrice è l'Apocalisse di Giovanni. Gli angeli sono semplicemente magnifici. Più di un maestro ha lavorato a questi affreschi, ma questo di sicuro è il migliore. Sulla volta, in corrispondenza del quinto angelo, che va inteso come Cristo, c'è la Teotocos, la Madre di Dio, e in trono ha in mano un libro. Ancora un particolare che ci fa parlare di arte bizantina, la prospettiva è rovesciata, da qui è ben evidente.